Questo programma è offerto da Diar, Bontà e Tradizione, Citterio, Mortadella Villani, Corte Buona, Prosciutto al Forno, Motta, Manzo Cotto, Pizza Margherita Napulelle, Siciliani, Amadori, Martini. Che teledauna, che non funziona, non si sente l'audio, era un pesce d'aprile, siamo simpaticissimi, aspetta, si è rotto metà altoparlante, infatti, eccolo, infatti, eccolo, funziona, buongiorno a tutti, è una bella giornata di primavera, questa mattina c'erano 17 gradi, significa che la giornata, quando voi starete vedendo la televisione, sarà fantastica, sarà fa 4 gradi e noi partiamo con la nostra bellissima notizia. Oggi, stamattina, poi, vai, ma scusami, vado, c'è una cosa. Uccise per rapina in casa, condannato all'ergastolo, ecco qua, ci volevo. E poi lite tra coniugi all'origine della sparatoria, il genero picchiato sparò al suocero, onesto come si dice. Onesta a te. C'è proprio genero che spara il suocero, figli contro figli, fratelli contro fratelli. Sorelle contro sorelle. La famiglia Dallas di Foggia sarebbe. Ecco Dallas qua. Puglia. Esatto. Dallas Puglia, ecco qua lo massacrò per rapina, vi ricordate? Ma io dico, Stefan Nani, guardati, hai 33 anni, cioè hai picchiato a morte quest'uomo di 83 anni. Ma, e ho detto tutto, va. Hai capito tu da solo, Materindo Kund, come si dice, è rumeno questo, no? Come si dice rumeno? Materindescu Contescu. Vabbè. Esatto, Dan Petrescu. Vabbè, comunque stamattina esce il nuovo film di Rocco Siffredi, sì. Finalmente, quindi tutti i cinema, si chiama Pesce d'Aprile. Oh, esatto, quindi, esatto. Possiamo andare a vedere tutti al cinema, tranquillamente. Va visto. Oggi ho visto, quindi, buongiorno a tutti, scusate, purtroppo sono da mancare per motivi di lavoro, sì, come sempre. Sì. Ma chi, quale film che domenica? Domenica abbiamo fatto il video di Happy, che è, prossimamente appunto è su YouTube, Happy Foggia, per far vedere, Piero, le cose più belle della nostra città, quindi anche perché noi abbiamo, cioè, quindi no, devo dire la verità, grandi ragazzi, tutti ragazzi molto solari, quindi che hanno ballato, quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, perché a Foggia appunto alla fine ci divertiamo, sì appunto, era lo scopo, era quello l'obiettivo ed è stato raggiunto. A proposito, sento un po' non imbarazzo, perché insomma ormai sono abituato a tutto. Stamattina dobbiamo fare un appello, una comunicazione al signor Nino, Lo dici tu? Nino, andiamo a, diciamolo. Andiamo direttamente, scusa, perché è importante. Signor Nino Pacello, vabbè, dai. Ecco qua. Lei lo sa. Nella vita possono accadere tante cose, brutte o belle. In questo caso è sicuramente una cosa bella, solo che sua figlia stamattina ci ha confidato che aveva qualche problema a dirlo. Esatto. Lo quindi possiamo dire, signor Nino, sua figlia Antonella è incinta. Oh, ecco. Allora, però l'abbiamo detto, prima si vergognava. Però ha promesso che nel caso del maschietto lo chiama Nino. Ninino. Salutiamo le zie che saranno già. Elfo. No, veramente, la tragicità del momento. Cosa starà facendo adesso il signor Nino?
avrà avuto un infarto. No, non avere un infarto, era un simpatico pesce d'aprile architettato da Achille. Architettato da Antonella e da... Aspetta, c'è un'altra cosa da dire, perché andiamo lì, Piero, sì, andiamo lì. Allora, caro signor, non so, Alfredo è incinto, eccolo qua. Incinto. Lo diciamo apertamente, Alfredo, quindi aspetta un bambino. Come lo chiamerai? Luciano, quindi lo chiamerai Luciano. Vabbè, e a proposito di Luciano, innanzitutto qua ci sono, scusatemi, se vi faccio vedere... Fove Young e Lagen, no, non è vero, Favette e Cicoria. Ma tu lo sai, hai detto Fove Young, ricordando un grande cantante che è Paul Young. Paul Young. Qua ci sono le favette con la cicoria, io glielo dire, e poi c'è lo sfilatino di Alfredo. Lo sfilatino di Alfredo. Nel frattempo aspettiamo Luciano. Antonella, scusa, invece di essere incinta, potresti chiamare per piacere il nostro Luciano? Grazie. Esatto, quindi... Ci sono salsicce oggi, Piero, guarda un po' quanta bella roba. Guardate che sfilatino. Ogni giorno. Dove sta? Ecco Luciano, Antonella. Eccolo là. Stai attenta perché potresti abortire. Sei così bravo oggi a descrivere prego, il nostro Luciano, piatto. Prego Luciano, prego. Abbiamo un filetto di vitello con funghi cardoncelli, carciofi spadellati al basilico. Accompagnati ovviamente. Da che cosa? Da un pomodoro. Vabbè, diciamo che il pomodoro serve per decorazione. Si dice a Foggia assumente de cacozze, cioè per passatempo. Per passatempo, così la summenda quando te la mangi, no? La summenda? La summenda, tu la mangi come passatempo e poi invece la butti, quindi il pomodoro, no, non è vero perché è appunto molto coreografico. Oggi mancavano le patate. No, noi vorremmo sapere il destino delle patate. Come ecco mai qua. Oggi non c'è la patata? Non c'è la patata perché l'ha mangiata il nostro... Ah, ecco perché è mancato per qualche tempo, ho capito. Ogni tanto si dedica a mangiare le patate. Ma mi hanno detto che tu sei un cultore della patata, vero Luciano? No, non le coltivo io. No, non le coltivi? No, cosa ne fai? Io le cucino solamente. Le cucino solamente. C'è chi le cucina e chi le mangia. È tipo chi mangia calluccio e chi gnotte veleno. Oppure chi si mangia i mele e chi si geritina. Quindi sono questi i detti della giornata. Va bene. Salute e viva, diciamolo. E viva la patata. Viva la patata. Dai che ce la fai. La patata è sempre la patata. Bastardi che non siete altri. Ok, perfetto. Nel frattempo Antonella... Cerca di non rimanere incinta qui per piacere. Cioè, per favore, stiamo lavorando. Tanto io, caro Piero, lo dico apertamente, signora, è caduto il governo. Ha saputo? No. È caduto il governo stamattina, quindi Renzi è caduto. Non si capisce. Fatto male? No, Renzi, non si, siamo noi che siamo fatti male. E Berlusconi ha dichiarato, io sono gay. Ah, beh. Buon per lui. Queste sono le notizie di mattina. Signore, era un pesce d'aprile. Quelli stanno dando bene al governo. L'ho capito benissimo, perciò ho detto si è fatto male. Signor, lei è pensionata? Sì. Cosa vuol dire al governo italiano? Una frase per tutti, di pesce d'aprile, di buon augurio. No, guardi, io preferisco non parlare. Preferisce vivere? Preferisco vivere, esattamente. Va bene, signora, buona giornata. Caro Piero. Vabbè, andiamo a leggere il giornale perché il nostro Tony... Si è preparato. C'è un'offerta, si è preparato, ha studiato tutta la notte, prima dell'uscita del giornale. Comunque, tornando a parlare di patate... Guardate quanto è bello, guarda la telecamera. Tornando a parlare di patate... Ricordiamo le famose patatone di Margherita di Savoia. Insomma, come faceva l'annullo? La signora, le patate di Margherita sono buone e saporita. Ecco qua. Ci voleva ricordiamo anche questa anche, nota. Esatto. Frasi del venerdì. Signore, voi fate le tutine, voi fate le bambine e noi facciamo le tutine. Allora, c'è una notizia proprio metaforica. E l'altra metà? Metaforica e l'altra metà? Forica. Una metaforica e l'altra metà. Non gnafa. Guarda la telecamera. Allora, Silvio, ti vogliamo bene. Berlusconi incalza il PD sulla legge elettorale. Per Forza Italia è prioritaria. I democratici no. Prima il Senato. Rispondono, passerà. Troppe gabbie imprigionano il paese. Passera, diciamo. E poi mettono la passera vicino a Berlusconi. Beh, in effetti qua c'è tutto un lavoro psicologico. Anche questa, dicono che i padani si sono un po' arrabbiati perché hanno perso il simbolo, perché per attirare voti al sud hanno messo basta euro. Ah.
e i padani si sono un po' incavoletti. Su questo vi blocco perché c'è scritto, guardate, in Padania la politica non ingrana, e qui il grana Padania, quindi giusto, ecco, vabbè. Qua. Ragazzi, veramente, non so se dirvi che vi odio o vi detesto, ma non fa niente, non fa niente. Ma stai scherzando, sono Nicky Vendola. Saluta la telecamera di nuovo, ciao, saluta, ciao, saluta. Carmine, ciao. La telecamera. Allora, facciamo bene, ma vi rendete conto di che meraviglia? Il Foggia, domenica prossima, potrebbe essere promosso matematicamente. Mamma mia. Siete mamma felici mia. Di questo? Beh, diciamo che abbiamo fatto un campionato molto bello e speriamo quindi di... Molto bello, era quasi un'altalena quest'anno il campionato. Non siamo mai riusciti ad arrivare là al primo posto. Stavamo sempre a 3 punti, 4 punti. Non abbiamo avuto quello slancio. Intanto l'Inter ieri... Ieri ha pareggiato 2-2, vinceva 2-0, no? Vinceva 2-0, ha pareggiato 2-2. Hernanes ha segnato, poi ha raddoppiato Palacio e poi due gol dei livornesi con Poligno e Emeghera. Che era. Quindi l'Inter l'anno prossimo potrà direttamente andare a giocare col Poggi Bonzi, perché ormai, cioè, grandi... il livello è proprio basso. Volevo salutare la vicepresidentessa del Poggi Bonzi, è un gran pezzo è di un Poggi pezzo Bonzi. Di, che non lo vediamo, di è un Poggi gran Bonzi. Pezzo che non lo è una bella senese, chissà quanti pali avrà fatto. Anche il palo di Siena. Vabbè, è un... lasciamo perdere, perché oggi non è... Andiamo a vedere notizie, fuori dal comune. Notizie fuori dal comune. Ecco. Attenzione, Raffaele e Tiziana D'Ambrosio in esposizione a New York. Vi rendete conto? Sono in esposizione a New York. Sì, proprio loro. Proprio la figlia l'hanno esposta in vetrina. C'è una notizia su Peschici, ho letto. C'è una notizia su Peschici, quella sul canale di Calena probabilmente, sì. Non l'ho ancora letto, ma... Se tanto mi dà tanto, si parla del canale di Calena. Eccolo. Ah, canale di Calena, al via i lavori di messa in sicurezza, vabbè, tanto era zona alluvionale, e poi dal 1° maggio, cioè tra un mese, scatterà l'imposta di soggiorno. Ah, dovete anche pagare 80 centesimi a un massimo di 2,50 euro per soggiornare a Peschici. Vale la pena, Piero? Sì, vale la pena perché Peschici è assolutamente bella, però la tassa di soggiorno... Esatto, quindi c'è... Sarà qualcosa di contrastato, vabbè, ma comunque non fa niente. Vabbè, notizie, diciamo, ecco, dopo l'incontro tra il Papa, appunto, e Obama, che non so se hai saputo, insomma... Sì. Che, il Papa inizialmente non aveva capito bene chi era, ha detto grande Aldair quando l'ha visto. Si sono salutati, Aldair, era convinto che fosse Aldair, invece era Obama, e Renzi ha cercato di vendere l'Italia... Ma Obama ha risposto in perfetto accento americano che si immarete per tutti, appunto, i debiti che ci sono. Nel frattempo presentiamo sempre nella nostra pagina culturale il nuovo film di Rocco Siffredi, eccolo qua, quelle trivellazioni devastanti. È contentissimo. Sei contento di questo film? Vabbè. Facci una recensione. Più sei hard tu e più lui è contento. Facci una recensione. Vabbè, un film muto? Sì. È un film muto con attori anche principianti. Sì. Ho capito, direttanti allo sbaraglio, infatti. Vabbè un film hardcore significa duro. Ah, hardcore significa duro in questo vabbè. Caso quindi allora ieri c'è infatti stata... l'attrice che ha fatto la comparsa con Siffredi ha risposto hi-fi, cioè lo stereo. Non l'ho capita. Hi-fi significa alta fedeltà. Hi-fi. E quindi quando veniva trivellato, no? Trivellato i colpi. Infatti è un film tra il sacro e il profano. Tra il serio e il faceto, tra non lo yin fa... e lo yang, diciamo, sì. Non mi fate tu andare si avanti. Più yin o yang? Young, quindi oggi Paul sì. Young. Ah, Paul Young, ecco. Chiediamo alla signora se sente più yin o yang. Buongiorno signora Save, benvenuta. Lei sente più yin o più yang? Boh, non lo so. Più yin o più yang? Lei di dov'è? Thailandia. Non è. No, in Thailandia non c'è lo yin yang. No, cinese, no. Ah, è cinese. Lei conosce un po' la situazione dell'Italia, no? Siamo proprio nella yang, no? Dove si vive meglio? In Thailandia
o in Italia? Non posso dire, no. Perché non può lo dire? So, ognuno c'è... Cioè... A lei piace io l'Italia? Bene anche qui, sì. A noi piace la Thailandia. Molto bene. E anche le thailandesi, che sono belle donne. Oh, beh, questo è vero, vero? Gli italiani come sono? Sono belle, buone, gentili. Cioè, però anche lui è un italiano, questo è il problema. Sì. Quindi, cioè, non è che sono tutti proprio usciti bene. Cioè, anche lui. Esatto, però a questo punto ci fa un saluto in thailandese, perché sì, noi siamo internazionali. Un saluto in thailandese. Allora, no. Sawa dee ka. Con i deli c'hai di tu con la co... come si dice? Generoso. Generoso. In thailandese non lo so, se non... mi quam pua pe. C'hai di... E ci dice ciao a tutti. Sfa di tu con te. Sfa di tu con te. Grazie, grazie. Salutiamo grazie. Sottomaior. Non sapevamo. Saluto tutti. Non sapevamo. Grazie signora, è bellissimo. Grazie. La lingua thailandese è bella. È... Perché è veloce, è rapida. Sì, diciamo, è rapida. No? Vabbè. Chiudiamo oh. Qui? Chiudiamo, perché chiudiamo qui? Non lo so, oggi. Ah, che bello, guarda. Oh, guardate. Scusa, ma tu non avevi un famiglietto? Dai, di la tua storia. Allora, Striscia Notizia al Tapiro. Noi abbiamo il Gold Bunny, 2,59 euro alla Convi. Quindi, ragazze, se volete venire a comprare il... Che nesso ha col Tapiro d'oro? No, non sono... il lecchino. Lo dedico a Ilarietta, una mia amica. Dedicalo a Mariano. Scusa, infatti a Mariano e alla mia amica Ilaria Mariani. Ah, ecco perfetto. E quindi questo che punto. Nesso ha col tapiro d'oro di Siciliano? Eh no, perché il simbolo è bello, diciamo, ricorda il cangurotto della Convi. Cioè un coniglio, no, un coniglio che è un lagomorfe piccolo così, ricorda un canguro che è un bestione grosso così che vive in Australia. Quindi a questo punto tu somigli a Peppa Pig, cioè... Sì, vabbè, comunque veramente abbiamo... Parlando di... abbiamo ospitato quella signora thailandese, volevo salutare tutte le ragazze di Pattaya. Tutte le ragazze... Di Pattaya. Di Pattaya. Ok, ah, vabbè, posso anche dire una spiaggia... Posso dire una cosa? Della Thailandia. Allora, sì. Tony, è come il mercoledì in mezzo alla settimana, cioè già cocchini. Poi, della Thailandia significa terra della felicità. Ah, tra parentesi. Va bene. No, però l'importante... Terra della felicità. È che il nostro Tony... Il nostro Tony sia spontaneo, sia come dicono le Iene, sia veramente lui arrivi qua fresco come un rutto dopo la Coca-Cola, no? Esatto, ecco, quindi fresco come il famoso latte del giudice che potete venire a comprare qui alla Convi. Perfetto, vabbè, allora questo... Perché dici stronzate? Cioè, facciamo veramente un consulto psichiatrico, allora, più ecco che psico... Perché? Davanti a una telecamera dici stronzate, dietro una telecamera ancora peggio, cioè... Vabbè, il latte del giudice è fresco. Sì. Venite alla Convi... È ancora più fresco. E che c'accocchia? È un nesso. Salutiamo Mariano. Saluta Mariano, fai allora, caso. Saluti vabbè. Mariano, perché in questo caso tu sei come un frutto, cioè come Maria Cerosa, cioè... Non è scendo truth. Esattamente, quindi vabbè. Famoso detto... Veramente, questa trasmissione ha raggiunto dei livelli... Ci sono quasi per cacciare anche, ecco, dalla, sì, dalla guardate, direzione. Cioè, vabbè, comunque... È importante, allora, no? Allora, ricordiamo, questo a 2,59 e la quello più grande a 32,90. Ah. E parliamo anche della schiavitù ad Haiti, visto che dobbiamo dare un nesso a tutto questo. Ma vai, ti aspettano fuori, vai anche perfetto, oggi, perfetto. Vai. Quindi, grazie, ciao, Tony. Grazie di essere venuto. Vai, salutaci. Tony. Noi ci scusiamo con i nostri telespettatori pubblicamente. Però. Perché cioè, noi volevamo farvi un pesce d'aprile, ma alla fine lui è un pesce d'aprile vivente, è un pesce d'aprile vivente. Purtroppo, esatto, è un cefalo d'aprile. Vabbè. Caro Piero, a questo punto, previsione del tempo. Scusami, tutta questa cosa si è fregato il coniglio. Sono le telecamere di sorveglianza, si chiama taccheggio. Comunque, saluta Mariano mentre ti freghi il coniglio. Vabbè. Allora, comunque, volevo dire questo, che previsione del tempo, perché è giusto anche, non lo diciamo mai, i venti saranno abbastanza calmi, i 21 un po' di meno. Esatto, quindi questo esatto. Appunto è quello che vogliamo dire. No, anzi, diciamolo, le previsioni del tempo sono buone, quindi tra un po' si va al mare. Chi se lo può permettere? Al circolo polare artico... Scusa, Zapponi da Ippocampo, penso che ci possiamo andare un po' tutti. Sì. Ah, certo. Va bene, dai, di un'altra cosa, dai. Andiamo al mare, andiamo prima domenica allo stadio... Alla mattina al mare e il pomeriggio allo stadio. E la sera? Chi zucchero? Dottor Schulz. Vabbè, pasta tamma in offerta. Salutiamo Mariano. Signor Stefanini Mariano. Della pasta tamma. Va bene, che okay, comunque non arriverà mai a Mariano. No, ecco, neanche Stefanini. A lui arriveranno mai i soldi. Esatto, ma sentite, scusate, chiudiamo con dignità. Buona giornata. Buona giornata a tutti, ciao.
ma vedi la balella i margini mi fu. انا عندي ظروف ودي ودي مطروف انا عندي ظروف ودي ودي مطروف وقلبي بك مشغول Caseificio Delizia S.P.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente, che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. È arrivata la primavera con tutti i suoi colori e i suoi profumi. E la si sente anche in cucina, con frutta e verdura a volontà. Salute, attenti allo stress. Cosa fare quando lo stress ti travolge? Tempo libero, il gusto del borgo a Pietramonte Corvino, uno dei borghi più belli d'Italia. Lifestyle, la grande bellezza del Made in Italy. Spazio motori, consigli utili per la vostra auto. E in più, gossip, news e attualità. Eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora, solo su Convi Magazine. Yo parto